Santa Maria della Pietà è sempre più il contenitore culturale di Cremona. Parlare sono i numeri presentati dall'amministrazione comunale nel corso di una conferenza stampa svoltasi giovedì scorso. 7.000 visitatori nel 2016, quest'anno già 8.925 fino a ottobre compreso, con un incremento del 27,5%. Certo, abbiamo iniziato fin da subito a progettare il progetto cultura di anno in anno. L'avete visto quest'anno con le celebrazioni monteverdiane e non solo. Quest'anno la novità è che l'anno prossimo abbiamo presentato il progetto cultura, che è il 900 cremonese, il 900 anche italiano insieme a Milano, ma una parte di questo progetto riguarda Santa Maria della Pietà e per la prima volta presentiamo in anticipo l'anno prima tutte le iniziative che riguardano Santa Maria della Pietà, che è un luogo bellissimo e va promosso così come sta avvenendo, perché abbiamo dei numeri in crescita. Per il prossimo anno dunque si rilancia, sino al 28 gennaio, 13ª mostra internazionale di illustratori contemporanei promossa dall'associazione Tapirulan, con la partecipazione straordinaria di Tony Wolf, poi ancora grafica tra febbraio e marzo con Igor, racconti vagabondi. Dal 3 febbraio al 25 marzo organizziamo una personale dedicata al fumettista Igor Tuveri, in arte Igor. È un fumettista importantissimo per la scena contemporanea, in quanto non è solo un autore, ma è anche un editore, scopritore di talenti e in fondo è un artista a tutto tondo. I suoi ultimi fumetti sono di carattere autobiografico, ha scritto e disegnato i quaderni russi, i quaderni ucraini, i quaderni giapponesi, quindi la mostra comprenderà soprattutto queste produzioni. Si tratta di opere in cui lui racconta la realtà, la storia, l'anima dei paesi che ha visitato. Utilizza tecniche miste che vanno dall'illustrazione alla fotografia, al testo e naturalmente alla sequenza fumettistica tradizionale. Ha uno stile elegantissimo ed è sicuramente uno degli autori veramente più importanti, non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale, tanto è vero che sta girando un film tratto da una delle sue opere più importanti, 5 numero perfetto. Oltre alla mostra degli originali, noi proporremo laboratori per le scuole sull'autobiografia a fumetti e proporremo una rassegna di libri sia suoi che appartenenti all'ambito dei cosiddetti graphic novel, disponibili presso la rete bibliotecaria cremonese e bresciana, di cui fa parte anche il Centro Fumetto Andrea Pazienza. L'ingresso è libero. A seguire Mattoncini Lego in aprile e i burattini di Anna Triboldi fino a maggio. Le collezioni di Anna Triboldi fatte insieme alle sorelle Triboldi, una raccolta di burattini di marionette e di pupi anche col signor Cauzzi, che ripropone la storia dei burattini, delle marionette e di pupi di questa collezione, ma ne dà un taglio anche, come dire, didattico e pedagogico. Molte di queste attività sono aperte a laboratorio la mattina per scuole e quindi c'è tutto anche una ricaduta sul sistema scolastico di grande interesse, apertura del sistema scolastico all'attività di creatività. E poi la personale di Giorgio Mori a giugno. La personale di Giorgio Mori, Spires, una vita in un giorno, che è all'interno di un percorso che stiamo facendo come città di valorizzazione dei pittori del Novecento. Ricordiamo che l'anno prossimo sarà anche l'anno del premio Cremona, ma anche dei ritratti di personalità cremonesi attraverso appunto i ritratti presenti in Pinacoteca. Altro grande nome cremonese in calendario, quello di Mina, con la personale di Mauro Balletti. Poi da luglio al 18 di novembre la Mina e la Pittura con Mauro Balletti, grandissimo artista che ha rappresentato anche Mina e ha tutta una sua storia personale di illustratore, di fotografo e di pittore che noi vogliamo riportare qui all'interno del progetto su Mina. Cremona canta Mina è uno dei filoni del Novecento cremonese del prossimo anno e questa mostra è sicuramente una delle punte di diamante. Gran chiusura con l'immancabile Salone dello Studente tra novembre e dicembre e con la nuova edizione della mostra internazionale di Tapirulan. Fine Salone dello Studente, anche quest'anno è andato particolarmente bene, organizzato dalle politiche educative dell'Informa Giovani. L'Informa Giovani che l'anno prossimo avrà una novità, perché l'Informa Giovani e il Centro Fumetto l'anno prossimo saranno nella nuova sede di Palazzo Affaitati che stiamo ristrutturando e da dicembre dell'anno prossimo a gennaio dell'altro anno ancora la mostra di Tapirulan. La mostra di Tapirulan oltretutto offre una vetrina internazionale al Centro Fumetto di Cremona. Il concorso per illustratori l'abbiamo visto nascere
Abbiamo anche ospitato una volta la premiazione qua nella nostra sede, è un'iniziativa importantissima, molto partecipata, di grande qualità. Fumetto e illustrazione sono sicuramente due linguaggi molto vicini, tanto è vero che ci sono molti autori che sono sia fumettisti che illustratori, e noi siamo contenti di patrocinare questa rassegna annuale che è giunta alla 13ª edizione e sicuramente è molto importante per Cremona. Presto avvia anche un'altra tra le iniziative più richieste del Centro Fumetto di Cremona, i corsi per diventare disegnatori. Il Centro Fumetto Andrea Pazienza organizza anche corsi di fumetto, illustrazione e colorazione digitale. Le iscrizioni sono ancora aperte, per cui invito tutti gli interessati a rivolgersi presso la nostra sede, oltre che naturalmente usufruire dei nostri servizi bibliotecari. L'agenda di quest'oggi, domenica 10 dicembre, nell'ambito delle manifestazioni previste per la rassegna Natale di Gusto, sino alle ore 20 tornano il mercatino di via San Tommaso e di piazza Stradivari a Cremona, oltre al Vanitas Market in galleria 25 aprile.